Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ritornano le analisi gameplay, ho aspettato un po' prima di portarvi la prima analisi di quest'anno e direi che il match disputato in Division Rivals contro il primo al mondo è una buona occasione per ritornare. Inoltre ho anche riflettuto tanto se andarvela a tagliare per spezzoni salienti oppure farvela vedere tutta, alla fine ho deciso di farvela vedere tutta perché credo che sia tutta quanta interessante e possiamo andare a vedere nel dettaglio alcune fasi che possono sembrare banali, ma non lo sono. Mettetevi comodi perché ci sarà da divertirsi. Eccoci subito all'interno della partita. Da sinistra verso destra è maglia bianca il nostro avversario RVP Legend, fenomeno rumeno. Da destra verso sinistra invece con la maglietta degli Orlando City che sicuramente mi chiedete, io. Come potete vedere una partenza abbastanza aggressiva, vado subito a recuperare il pallone e poi vado a costruire questa ragnatela di passaggi molto tranquilla come vi ho fatto vedere nel tutorial su come attaccare. Con la palla che prima va dentro, poi vedete torna fuori, tocchi abbastanza rapidi. Qui ottimo il tacco-tacco, vinco il rimpallo e vado a bucare il portiere del buon RVP che quindi si ritrova sotto dopo 5 minuti. Avete visto quindi con la palla che è andata fuori, è andata dentro, ho costruito l'uno contro uno. È vero che sono stato un po' fortunello, però l'azione è costruita esattamente come vi ho insegnato. Qui invece mi vedete in fase di difesa, ad onor del vero una difesa un po' allegra, poi però sono stato molto bravo a difendere quell'1v1 con Virgil. Park Ji-sung fresco fresco trovato dalla SBC Hero, lo sto testando e onestamente non mi dispiace, ho sostituito allo Wairan che giocavo mezzala più aggressiva. Qui lui mi spara il classico tiro di esterno, io mi triggero non poco e quindi il mio vantaggio dura praticamente 4 minuti e ci ritroviamo 1-1. Qui però l'errore è stato andare a lasciare tutto quello spazio e tutto il tempo per prendere la mira con Neymar, poi per carità anche bravo lui a prendere il timed. Però mi rendo conto che è una partita aperta e nonostante i suoi 1030 punti ce la si può giocare tranquillamente, quindi riparto a macinare le mie azioni offensive. Qui molto bravo lui in fase di pressing, è stato penso l'avversario più forte che ho trovato quest'anno in fase difensiva, ragazzi, veramente una cosa assurda, e poi vi farò vedere bene alcune azioni dove è stato fenomenale. Qui va a perdere però il pallone, allora riparto io con questa rimessa laterale, bravo però nell'anticipare con il suo Yaya Touré la linea di passaggio. Qui player lock sul suo Cristiano, chiudo benissimo la linea con Lucio, poi recuperato la posizione col mio DC, prendo il terzino, sbaglio però l'appoggio, però vado a chiudere bene con Lucio che viene saltato. Qui con Courtois muovo il portiere, faccio un miracolo, ma quella palla non sarebbe dovuta passare perché la difesa con Lucio era stata ottima, solo che dall'altra parte c'era R9 che se n'è fregato poco e me lo ha spostato. Contropiede dall'altra parte con il suo Lucio che sviene, provo ad approfittarne, la palla dentro e guardate qua lui nell'1v1 come è stato bravo con Virgil a chiudere. Io qui probabilmente potevo girare con Ginola invece di metterla in mezzo, poi fortunato nel rimpallo tira una ciofeca il francese e Van der Sar può intervenire. Sugli sviluppi del corner provo io un tiro d'esterno, ma purtroppo i miei tiri d'esterno non sono mai efficaci come quelli degli avversari, come potete vedere, e quindi il portiere riesce a intervenire. Ancora corner, ancora De Bruyne, palla fuori, palla dentro con Ginola, poi De Bruyne. Ancora questa manovra avvolgente, De Bruyne si libera molto bene, palla per Ronaldo, con il doppio passo vado a prendermi tutto il campo davanti a me per fare poi il passaggio al centro, però De Bruyne viene ottimamente intercettato. Cerca di ripartire il nostro avversario con questa trivela verso CR7, ma Park fa buona guardia. Vedete qui la mia difesa sempre abbastanza attenta, tranne in questo caso dove con Virgil ero stato troppo aggressivo in quella diagonale, però lui sbaglia il driven pass e allora provo a ripartire. Stavolta cerco qualche azione un po' più rapida perché ho visto che lui a difesa schierata è molto bravo, quindi andando in contropiede provo a sfruttare il lancio lungo. Qui ottima la sua chiusura con Yaya, frettoloso però nel disimpegno, ottima qui la palla dentro per Cristiano Ronaldo che fa una serie di numeri, ma ancora una volta guardate lui quanto è bravo ad andarmi a difendere nell'1v1 senza scoraggiarsi per aver subito questo attacco in area di rigore. Altri panicherebbero lì negli ultimi metri, lui invece mi ha fatto veramente spavento per quanto fosse chirurgico nel muovere i suoi DC, ma veramente in una maniera clamorosa. Minuto 30,
nella mia tre quarti con R9 manovra RVP, io qui capisco che mi stava facendo il doppio passo, come avete visto a retro con Walker preventivamente, in maniera tale che la sua animazione si spenga poi addosso al mio terzino. Qui Park sbaglia tutto, però per fortuna Yaya Touré con questa scivolata recupera, fase del match molto confusa sia da una parte che dall'altra, allora prova lui poi a ripartire con Walker, che viene chiuso nuovamente da Park Ji-sung, però in rimessa laterale. Qua ci stavamo praticamente un po' studiando dopo i primi 20 minuti di impeto, però guardate ancora con Mendy come sono molto bravo a chiudere, mi è piaciuto tanto come ho difeso in questa partita. Con Ginola nel cerchio di centrocampo faccio ripartire i miei, aspetto che Park si inserisca facendo andar via i suoi difensori e servendo poi dentro Mendy, purtroppo la velocità non è il massimo del coreano, quindi sbaglia il doppio passo, ma guardate ancora una volta qui nel 2 contro 1 Mbappé viene chiuso da Virgil all'ultimo secondo, sempre il solito intervento difensivo a salvare. Qui fuori gioco con Cristiano Ronaldo, ah no, qui non era fuori gioco, con Cristiano Ronaldo che d'esterno si trova davanti la porta, ma io ero sconvolto perché ero convinto che fosse offside e credo che in realtà anche lui pensasse che lo fosse, altrimenti avrebbe sicuramente tentato il timed lì da quella posizione. Arrivati al 40esimo, quindi occhio anche al minuto 45 che conosciamo tutti, io vedete cerco sempre la solita manovra, allargo l'azione con Mendy, che però purtroppo viene distrutto fisicamente da Walker che non se lo fa dire due volte, lo sposta, recupera palla, alimenta l'azione per i suoi, però va a chiudere ottimamente il mio Park Ji-sung. 43esimo, lui cerca di fare l'ultima azione, io per un pelo non lo riesco ad anticipare con Mbappé, palla dentro verso R9, ottima la chiusura di Lucio, allora l'ultima azione diventa mia e cerco di andare veloce in contropiede con questa serie di scambi veloci in maniera tale da sorprendere la sua linea difensiva, cosa che accade perché con Ginola entro dentro l'area, palla dentro per Mbappé e ancora una volta Van Dijk davanti la linea e poi Van der Sar con l'intervento miracoloso. Con Ronaldo provo questa giocata a prendere il calcio di rigore ma Cancelo non commette fallo, primo tempo che si conclude sull'1-1. E credo che ai punti merito forse qualcosina in più per quello che ho espresso in campo. Ma si parte subito con la ripresa, kick-off che è nei piedi dei miei giocatori, ma è un kick-off che, vedete, si sta per spegnere praticamente subito perché lui è bravissimo. Io cerco subito di allargare nella zona del mio terzino per fare un po' di superiorità, scambi veloci, la palla in qualche modo arriva a Cristiano Ronaldo, ma lui nell'1v1 difensivamente è veramente insuperabile. Penso che anche a guardarlo sia una bella roba da vedere per voi e vi fa capire a che livello siano determinati giocatori. Qui tutto di prima, vado con questa uscita palla al piede, sempre per evitare di tenerla troppo tra i piedi, però lui è bravissimo a rientrare con Marchisio nella mia indecisione, però vedete qui che bel pressing che vado a fare con Yaya Touré. Park, ancora una volta, cerca di far ripartire l'azione dei miei, ma guardate lì, lui già aveva preso Virgil e già aveva switchato per andarmi a coprire. Qui esco un po' in maniera aggressiva con Lucio per mettere pressione, lascio un brutto buco in mezzo al campo e lui con questo timed rosso va a segnare la rete del 2-1. Onestamente ci sta sia la mia giocata difensiva errata, però da lì davanti la porta se mi fai quel tiro il portiere deve intervenire, quel timed rosso onestamente non mi rende giustizia. Qui poi sbaglio il kickoff, lui dà la palla a Cristiano Ronaldo, faccio io un miracolo difensivo con il mio Courtois e rimango sul 2-1, ma ho rischiato veramente grosso. È partito molto meglio lui nella ripresa, mi aveva anche preso un po' più le misure. Qui con Ronaldo cerco l'imbucata, ma vengo chiuso ancora prima di poter calciare. Qui Ronaldo fa questo stop ad inseguire che incredibilmente gli va a segno. Con Walker poi va a servire Cristiano Ronaldo. Dentro l'area di rigore, ottima la chiusura fatta con Virgil e poi la diagonale di Mendy, vi accorgete subito però quanto io stia forzando anche un po' le giocate, no? Ci sta perché nel momento in cui sei sotto contro un avversario del genere provi anche a sparigliare un po' il tuo pattern offensivo. Qui bella la giocata, dentro per Cristiano Ronaldo, ma purtroppo il tiro viene fatto preda di Van der Sar che lo deposita in calcio d'angolo. Però era un'azione costruita questa benissimo,
Forse se avessi fatto il time ed avrei trovato la rete, però purtroppo ho preferito evitare, visto che già prima ne avevo sbagliato uno, e di solito quando sbaglio i time devo dire che il delay è presente per quanto riguarda i server, e quindi ho detto evitiamo. Qui ancora manovra al volgente dentro con Yaya Touré, dentro poi per Cristiano Ronaldo, bellissima azione corale che mi fa trovare la rete del due pari al minuto 66, bellissima questa azione, avete visto, palla dentro, palla fuori con pazienza, le due punte che poi si vanno ad avvicinare nel 4-3-2-1 e trovo la rete. Qua difendo anche ottimamente, ovviamente rinvigorito dal gol, adesso provo anche a rallentare, sbaglio però incredibilmente l'uscita con Walker, la recupero con Yaya, qui volevo provare a servire con un filtrante Mbappé ma non ci riesco, allora provo a ripartire da dietro con De Bruyne che viene chiuso da Cancelo, ma avete visto come si era buttato dentro il centrocampista belga, con R9 qui prova lui la giocata. Fa salire i suoi, palla dentro verso Neymar, ma con Lucio intervengo in maniera impeccabile per rilanciare i miei. Lui qui chiama una pausa perché aveva probabilmente qualcosina da cambiare. Io intanto vedete come scambio bene, coinvolgo sempre tutti e tre i miei centrocampisti nella manovra offensiva per far sì che appunto funzioni la superiorità a centrocampo. Qui grande azione, ma ancora una volta lui è bravissimo con Virgil nell'1v1 a non farsi minimamente impensierire. Marchisio, palla profonda verso R9, sbaglio incredibilmente questo passaggio con Virgil, ma non chiama qui fallo l'arbitro, Riberopoli nel pieno del suo effetto, quindi si rimane sul 2-2, 200 passaggi, lui 91, uno stile di gioco completamente diverso per il rumeno. Sbaglio con De Bruyne, minuto 77, la recupera lui con Ginola. Vedete come faccio la prima fase di pressing molto ordinata. Poi però sbaglio questo switch, la recupero con Mendy. Però questa è l'antifona perché la palla poi va tra i piedi di Walker. De Bruyne, sbaglio questo passaggio, stupidissimo. Lui con Ronaldo fa un doppio passo, un tiro lentissimo, ma incredibilmente trova la rete del 3-2 così. Ma erroraccio da parte mia perché avevo il passaggio facile sul terzino, invece ho cercato uno scarico centrale che ha originato questo gol onestamente un po' ambiguo. E dopo il gol d'esterno e il gol col timed rosso siamo a 3 di gol non propriamente pulitissimi, però ci sta raga. Questi oltre ad essere fortissimi, la fortuna aiuta gli audaci, sono pure abbastanza fortunelli di norma e difatti lo stiamo vedendo. Minuto 81, quindi mancano 10 minuti, io provo in qualche modo a riversarmi davanti per cercare un insperato pari, che probabilmente ai punti lo meriterei, poi me lo fate sapere anche voi nei commenti, ma ancora una volta azione perfetta lì davanti, ma lui è ancora più perfetto di me a leggermi con Virgil chiudere tutto quanto. Cerca di addormentare la partita, Joao Cancelo scambia con Marchisio, io qui cerco il tutto per tutto, sono in pressing costante, porto troppo alto Walker, palla dentro poi per Cristiano Ronaldo, fuori per R9 che prova la giocata, io in un primo momento lo chiudo, poi lui vince un altro rimpallo e purtroppo va a fare la rete del 4-2 quando mancano 3 minuti. Un parziale che secondo me, oltre ad essere un po' troppo severo, è un po' bugiardino, però la cosa che a noi interessa è vedere tutti i movimenti, sia miei che suoi, in maniera tale che voi possiate andare un po' a rubacchiare con gli occhi, no? Quello che faccio io e soprattutto quello che fa lui, visto che è primo al mondo, no? Altrimenti non ve l'avrei portata questa partita. Ultima azione con Mbappé, numero sull'esterno, palla che da Park Ji-sung cerca Ginola, ma purtroppo si conclude sul 4-2, quella che secondo me è stata una bellissima partita. Ragazzi, per questo primo video in analisi gameplay è tutto, fatemi sapere innanzitutto cosa ne pensate della partita, se meritavo qualcosa in più. Se volete altri video di questo tipo, in descrizione vi ricordo tutti i link alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi auguro una buona giornata, un saluto dai vostri Liberoschi. Ciao!